L'estremo commiato che in questo luogo esprimiamo manifesti l'amore, lenisca la sofferenza, confermi la nostra speranza. Un giorno abbracceremo di nuovo il nostro fratello nella gioia dell'amicizia, quando l'amore di Cristo, che vince ogni cosa, eliminerà per sempre la morte. Quando un uomo vola in cielo, si allontana solo fisicamente, ma vivrà sempre accanto a noi, con le immagini, i gesti, le carezze, i ricordi più belli. In questo momento, unitamente a Sua Eccellenza Michele De Rosa, i sacerdoti presenti, le autorità politiche, i tanti sindaci, militari, rappresentati dall'Arma, dal colonnello Vasaturo, dal capitano Zerillo e dal comandante Altobelli, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, l'onorevole Colasanto, il senatore Izzo e le tante autorità presenti, insieme all'amministrazione comunale, ai dipendenti tutti e all'intera comunità di Faicchio, testimoniamo la vicinanza e l'affetto alla famiglia Borrelli, alla moglie Maria, alle figlie Angela e Paola, ad Alfonso e Gianni, alle nipotine Paola, Chiara e Sofia. Un paese arricchito prima di tutto dall'amore altruistico per la propria gente, specie da chi con passione e con gratuità si prodiga e si impegna a migliorarlo con il dono del proprio intelletto ed umiltà del proprio lavoro. Il caro Mario è stato una persona attenta, un amministratore capace di interpretare i bisogni e le esigenze altrui con generosità, intelligenza e sensibilità. Così agiva, perché a questi valori credeva. Resta a noi l'amore per il suo comune, per cui il bene si è speso fino all'ultimo, nonostante le sofferenze per una malattia impietosa. Tra gli uomini che hanno aiutato a migliorare l'identità di questo paese c'è per l'appunto l'emerito sindaco Borrelli, per la sua instancabile attività politica, sociale ed umana, che con le sue competenze ha contribuito attraverso la sua attività consiliare, iniziata con la missione da sindaco di questa comunità nel lontano 1971 e ricoperta per ben 32 anni, a promuovere la crescita della nostra bella comunità di Faicchio. Un amministratore ha l'importante compito di ricercare e costruire l'unità del paese e della comunità, bene prezioso e fondamentale per la crescita sociale, culturale ed economica. Bisogna sempre instaurare un ordine che deve essere soprattutto di regole di carattere politico, orientato ad una forte coesione, a un dialogo costruttivo, ad una reale convergenza tra di noi nei confronti di tutti i cittadini, verso tutti quelli che hanno altre opinioni, ricercando sempre la più ampia collaborazione e garantire tutti. Se dovessero venire meno questi principi morali e politici che formano in ognuno di noi il senso interiore di giustizia, che nell'esercizio della politica è inteso quale servizio, si potrebbe dichiarare fallita ogni esperienza politica. Il bene comune si concretizza nell'insieme di quelle condizioni sociali che consente e favoriscono gli uomini, le famiglie, le associazioni, il conseguimento più pieno della loro perfezione, salvaguardando la dignità di ognuno. Prevale sempre il fatto che in coscienza ognuno di noi amministratori si sente sereno per il bene che ha promosso nell'interesse della comunità. Mario, in occasione della solenne cerimonia del 22 dicembre scorso, organizzata dall'amministrazione comunale in forma di riconoscenza per la sua encomiabile attività politica, ha lasciato a noi questo messaggio: il segreto per amministrare bene un paese è esserne innamorate, e io lo sono stato e lo sono. Amate Faicchio ed amministratela con dedizione ed amore, e pur nella diversità di opinioni sappiate coniugare il bene comune. Alla fine del vostro mandato avrete la certezza di aver dato tutto per la crescita di un paese straordinario e meraviglioso come questo,
In questa occasione di solenne cerimonia mi sento felice perché sono circondato dall'affetto più caro di tutta la mia gente, degli amici di sempre e della mia famiglia che si stringono a me e ancora una volta mi manifestano il loro affetto. Per questo ne sono immensamente riconoscente a chi ha voluto regalarmi questo momento di gioia. Oggi nel silenzio sentiamo l'eco di queste toccanti parole. Io concludo così. Oggi il vento ha girato una pagina, ma non ha cancellato le parole e i ricordi, non ha cancellato i colori con cui in tanti anni Mario ha dipinto la bella comunità di Faiccio. Messaggio che ha fatto pervenire Sua Eccellenza il Prefetto Dottoressa Galeone. Eccellenza Reverendissima Signor Sindaco, autorità civili, religiosi e militari, cari cittadini di Faiccio, del Sannio e della Campania, con animo denso di tristezza e commozione ho appreso dell'improvvisa scomparsa del già Sindaco di Faiccio, il Dottor Mario Guarretti. Improcrastinabili impegni di ordine personale che mi tengono lontano dal Sannio, non mi hanno consentito di essere lì con voi a rendere omaggio a un uomo delle istituzioni che ha sacrificato tutto se stesso per garantire il bene comune. Voglio comunque esprimere alla famiglia, alla signora Maria, alle figlie Paola e Angela, a genero Alfonso, alle nipote Paola, Chiara e Sofia, la vicinanza personale, in qualità di prefetto di Benevento e del governo nazionale, che non può esimersi dal rendere omaggio a un sindaco, amministrazione, cittadino che si è distinto nel servire con coraggio, determinazione e sacrificio la sua comunità, la sua provincia, la sua nazione. È stato troppo breve il percorso che ho avuto il privilegio di compiere al suo fianco, ma il suo eco del suo operare, del suo essere uomo prima che politico, mi è giunta sin dall'arrivo in questa meravigliosa provincia, ed è confermata dalla proclamazione del lutto cittadino, dalla presenza di tanti sindaci di ogni angolo della provincia di Benevento e della Campania, da autorevoli esponenti della regione Campania, dal commosso pensiero del presidente Stefano Caldoro, dall'unicità della testimonianza di affetto di tanti parenti, amici e concittadini che hanno conosciuto. Ho avuto il piacere di conoscerlo per la prima volta a Foglianese insieme alla sua bella famiglia. In quella sede il sindaco Mastro Cinque gli consegnò quello che definì un premio alla carriera, perché da decano dei sindaci della provincia scegliva il testimone al primo cittadino di Foglianese. Era già provato dalla sofferenza, ma mi colpì la gioia nel sentirsi, nonostante non lo fosse più, chiamare ancora sindaco. E ancora di più zio Mario, che era contento del fatto che lì a Foglianese avesse partecipato persino la signora Maria, sempre dietro le quinte nel suo lungo percorso. Poi la singolare cerimonia, voluta a Faiccio dal sindaco Nino Lombardi e dall'intera amministrazione. Indissolubile, oserei dire eterno, tra zio Mario e la sua gente. Tutt'oggi ci sentiamo nipoti di zio Mario, la sua fama lo ha sempre preceduto e con la sua grande umanità, la sua profonda spiritualità, il suo altruismo, l'attaccamento ai veri valori, l'amor patrio mi è entrato sin da subito nel cuore. Rivolgendomi a lui disse: ho la sensazione di conoscerla da sempre. Ed anche per me oggi rappresento il governo nella provincia di Benevento, lei è già zio Mario. Lo zio saggio che ancora una volta dava consigli, dritte e suggerimenti alle generazioni future, sottolineando che Faiccio, disse, è stato per me l'orecchio che ascolta e la voce che racconta. Poi aggiunse, e allora ho provato a dare coesione e unitarietà a queste voci, alle infinite parole. Ho provato a riconoscerla, a farle durare, a dar loro spazio. Il segreto per amministrare bene un paese è esserne innamorato, io lo sono stato e lo sono. E concluse, grazie Faiccio per avermi dato il privilegio di servirti.
Parole queste che toccano il cuore e restituiscono la bella immagine di chi si è prodigato per onorare il mandato ricevuto dal popolo. Una straordinaria, autentica lezione di vita e di politica per la società di oggi. Mario Borrelli resta un punto di riferimento nella nostra storia, una luce che continuerà ad illuminare il nostro presente e per più ragione ad orientare il nostro futuro. Una figura che può parlare a tutti e che per tutti oggi può rappresentare un messaggio di speranza e di progresso. La sua vita e la sua morte costituiscono ancora una lezione di intransigenza e di onestà, insieme a quella di molti altri che da sempre sacrificano tutto per la libertà. La sua storia è la testimonianza credibile e autorevole in difesa della libertà e dei diritti di tutto e di ciascuno. Il comune per lui era la seconda casa, i dipendenti la sua seconda famiglia. Era ed è il luogo della rappresentanza, il luogo in cui il paese deve trovare la sua sintesi, il luogo in cui i cittadini diventano popolo, consapevole, maturo ed arbitro del proprio destino. La libertà del popolo è il fondamento della nazione e della sua identità, per le quali lottare non è un'opzione, ma un dovere morale radicato nel senso della giustizia. Zio Mario era homo homini deus, ciascun uomo è un dio per gli altri uomini, un uomo che tesa agli altri simile a un dio d'amore in giusta vita, una vita di politica ma anche di amicizia, di sentimenti, di confronto, di vicinanza al prossimo. Un lutto che colpisce tutti, sono vicino allo sgomento e al dolore della comunità di Paicchio che con il suo storico sindaco perde un amico, una persona attenta, un cittadino capace di interpretare i bisogni e le esigenze altrui con generosità, intelligenza e sensibilità. Così agiva perché a questi valori credeva. Resta l'amore per il suo comune, per il suo paese, si è speso fino all'ultimo nonostante le sofferenze. Chi ha avuto il privilegio di conoscerli ne serve gelosamente l'esempio. Il Sannio racconti con fierezza di questo suo figlio che ha contribuito alla sua crescita e le generazioni future recepiscono la sua statura morale e la pongono come bussola per orientare il loro cammino umano. Essere uniti dunque è il monito che affidò a questo messaggio di cordoglio e che intendo rivolgere a tutti voi. La mia esperienza di prefetto in diverse città d'Italia e oggi a Benevento e l'illuminata vita di zio Mario mi porta a formulare l'invito a guardare oltre l'ostacolo, le apparenze, le polemiche e gli interessi, facendoci conquistare da ciò che ci unisce entusiasmo e caratterizza. E il messaggio che oggi in quest'ora di dolore ci affida un sindaco, un uomo, un politico al quale la nostra provincia deve molto. Grazie zio Mario per la gioia di averti incontrato e nell'esprimere a tutti i presenti e alla famiglia i sensi della più personale vicinanza e dello Stato italiano, il ricordo del già sindaco di Faicchio e amministratore provinciale Mario Borrelli, invito l'Assemblea a rispettare un minuto di silenzio e di raccoglimento. Da Benevento, Palazzo del Governo, Sua Eccellenza il Prefetto, Dottoressa Paola D'Aleone.